straordinari, direi procediamo con Massimiliano Rierbolino. Anche lui, come tutti, ha 20 minuti di tempo, io farò dei colpettini, mi dovete scusare, ma tiro qualcosa, non so. Scusate. Sono io. Mettilo più vicino. Innanzitutto grazie dell'invito, io affronterò un tema che dal punto di vista dei mass media, ma anche delle forze politiche, è un tema tabù, visto che in pochi se ne occupano, parlo delle procedure di infrazione, ovvero delle condanne, sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in questo ambito, nel settore dei rifiuti. Eppure queste questioni influenzano sia le decisioni del legislatore che la vita di tutti i giorni delle persone, dei cittadini. Innanzitutto una premessa va fatta. Allora, che cosa è una procedura di infrazione? La procedura di infrazione è un contenzioso tra la Commissione europea e uno Stato membro che si attiva nel momento in cui o lo Stato membro non recepisce una direttiva europea oppure lo Stato membro va a violare la direttiva europea. C'è tutto un percorso che ha questo contenzioso. Il percorso, come vedremo un po' dopo, è un percorso molto lungo che comunque porta a dei limiti nelle decisioni che vengono affrontate dalla Commissione europea, perché la procedura di infrazione si apre con una lettera di messa in mora, poi c'è un parere motivato, poi c'è un deferimento alla Corte di Giustizia europea, poi c'è la sentenza della Corte di Giustizia europea, poi c'è di nuovo un altro deferimento alla Corte di Giustizia europea, quindi c'è una seconda sentenza sulla stessa procedura di infrazione della Corte di Giustizia europea che porta una multa. Una multa che si applica allo Stato membro fin quando lo Stato membro non risolve la questione per cui è sotto procedura di infrazione. In materia ambientale, ovvero in materia di rifiuti, le procedure di infrazione contro l'Italia hanno risolto dei problemi. Faccio degli esempi. La questione degli inizi del 2000 sui 4 inceneritori in Sicilia, dell'era Cuffaro. La chiusura di Malagrotta, la diminuzione delle discariche abusive, l'inizio dello smaltimento delle ecoballe e per quanto riguarda un altro settore ambientale molto critico nel nostro paese, soprattutto nel sud Italia, è il mancato trattamento delle acque reflue, un grandissimo problema tra la Sicilia, la Campania, la Puglia, la Calabria. Quindi la procedura di infrazione è comunque uno strumento che aiuta i cittadini a risolvere delle questioni. Quali sono invece i problemi e i limiti di questo strumento? I limiti di questo strumento è che non sempre la Commissione europea apre delle procedure di infrazione per motivi politici, per motivi di confronto e rapporto tra la stessa Commissione e lo Stato membro. La seconda questione, che è una questione molto limitante di questo strumento, sono i tempi lunghi. Pensate che la procedura di infrazione sulla questione delle discariche abusive viene aperta nel 2003. La seconda sentenza della Corte di Giustizia europea viene emanata il 2014, quindi 11 anni dopo. Cioè tutto il procedimento che ha portato la Commissione europea ad aprire la procedura di infrazione termina con la seconda sentenza della Corte di Giustizia e quindi le multe dopo 11 anni. Perché questo è importante? È importante perché comunque la procedura di infrazione, come ho detto prima, e quindi l'intervento della Commissione europea, obbliga lo Stato ad intervenire su delle questioni. Il terzo limite delle procedure di infrazione è quella della mancata trasparenza.
anche per i parlamentari italiani è difficile avere della documentazione sui contenziosi che ci sono tra la Commissione europea e l'Italia in questo caso. Faccio un esempio. Per avere dalla Commissione europea la lista delle discariche abusive ubicate nel nostro paese, anche i parlamentari italiani hanno avuto delle estreme difficoltà. Questo vi fa capire con quante difficoltà potrebbe avere il cittadino normale che non ha compiti istituzionali. Quindi io in questo mio intervento parlerò di tre procedure di infrazione per quanto riguarda la materia dei rifiuti. E la prima, che è quella che più c'è vicina, è quella sicuramente sul Lazio, la 2011-4021. La procedura di infrazione 2011-4021 è stata aperta nel 2011 per lo smaltimento dei rifiuti, il cattivo smaltimento dei rifiuti nella discarica di Malagrotta. C'è stata già una prima sentenza della Corte di Giustizia il 15 ottobre 2014 che ha condannato il nostro paese perché nella discarica di Malagrotta, ma non solo, in altre discariche della provincia di Roma e della provincia di Catania veniva smaltito il cosiddetto tal quale, ovvero il trito vagliato, cioè materiale indifferenziato che non veniva trattato secondo le norme. Però c'è un'altra questione, sempre su questa procedura di infrazione, sempre su questa sentenza della Corte di Giustizia, molto importante, che dovrebbe aprire un dibattito, dovrebbe vedere i giornali darne conto, perché nei prossimi mesi molto probabilmente questa procedura di infrazione porterà il decisore comunale, regionale e nazionale a degli interventi. Perché dico questo? Perché nella stessa sentenza della Corte di Giustizia europea si dice che non solo che nella provincia di Roma e nella provincia di Latina c'è stato uno smaltimento dei rifiuti non conforme alle norme, ma si dice che il Lazio, così come la Campania, e ci verrò, c'è un sistema che non ha un'impiantistica adeguata. Non ha un'impiantistica adeguata, e questo che vuol dire? Vuol dire che per non finire di nuovo di fronte alla Corte di Giustizia, e quindi questa volta rischiare delle multe abbastanza pesanti, il Lazio deve adeguarsi alla direttiva 2008-98 che prevede la costruzione di impianti, perché come parecchi di voi sapranno, oggi la quasi totalità dei rifiuti indifferenziati viene portata fuori regione o all'estero, e quindi la procedura di infrazione va avanti proprio perché il Lazio, soprattutto per quanto riguarda la capitale, non si è adeguata e quindi non ha un sistema impiantistico idoneo allo smaltimento, ovvero al recupero, di rifiuti. Questo influisce ed ha influenzato anche il legislatore nazionale, perché poi questa questione romana non è solo una questione romana, perché il 40% dei rifiuti nazionali vanno a finire in discarica, e quindi avendo un problema sicuramente grande, il ministro Galletti e il governo Renzi hanno pensato bene di approvare all'interno dello sblocca Italia l'articolo 35 che prevede una rete nazionale di inceneritori. Proprio perché poi le procedure di infrazione, anche se le conoscono in pochi, vanno ad influenzare anche la legislazione nazionale. Però per quanto riguarda Roma e il Lazio, la conseguenza più importante di questa procedura di infrazione è che molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, il sindaco Raggi dovrà individuare una discarica di servizio pur per non incorrere, per non far incorrere lo Stato italiano a un nuovo deferimento dinanzi alla Corte di Giustizia europea, e quindi questa volta a delle multe che dovrà pagare l'Italia, in questo caso la Regione Lazio, in questo caso i cittadini del Lazio.
Questa è una procedura di infrazione. L'altra procedura di infrazione molto importante, per cui sinceramente credo che si spendano poche parole, soprattutto sui giornali e soprattutto attraverso l'informazione, è quella delle discariche abusive, ne parlavo in apertura, e quindi la 2003-2077. Questa procedura di infrazione ha inizio, diciamo così, attraverso un censimento del Corpo Forestale dello Stato, fatto, pensate un po', 14 anni fa, quindi nel 2002, dove attraverso questo censimento del Corpo Forestale dello Stato si veniva a conoscenza che in Italia esistevano circa 5.000 discariche abusive. 5.000. Parliamo quindi di 14 anni fa, appena la Commissione Europea è venuta a conoscenza di questo enorme problema dell'Italia, ha aperto per l'appunto la procedura di infrazione 2003-2077. L'11 luglio del 2003. Questa procedura di infrazione ha avuto una prima condanna da parte della Corte di Giustizia Europea il 26 aprile 2007, dopo 7 anni ha avuto la seconda condanna, cioè l'Italia ha subito la seconda condanna alla Corte di Giustizia Europea e quindi delle multe pecuniarie. All'interno della sentenza c'è scritto che in Italia c'erano ancora 200 discariche abusive, quindi siamo passati dalle 5.000 di tanti anni fa alle 200. Questo vi fa anche capire che le procedure, come ho detto in apertura, che le procedure di infrazione sono importanti perché obbligano lo Stato ad intervenire. Quindi noi passiamo, è vero, in un tempo molto molto, molto ampio, da 5.000 discariche abusive a 200, e quindi la Corte di Giustizia Europea ci dà una multa forfettaria, ci impone di pagare una multa forfettaria di 40 milioni di euro e una multa semestrale di circa 42 milioni e 800 mila euro, proporzionale a quante discariche abusive ogni sei mesi non sono state ancora bonificate. Ad oggi l'ultimo rapporto della Commissione Europea è del 2 giugno 2016, abbiamo pagato già 141 milioni di euro su questa questione delle discariche abusive, perché abbiamo pagato i 40 milioni di euro come multa forfettaria. Poi il 2 dicembre 2014 come prima multa semestrale abbiamo pagato 40 milioni di euro. Scusate, 40 milioni di euro è la multa forfettaria. Il 2 giugno 2015 esistevano ancora 185 discariche abusive, quindi in 6 mesi ne avevano bonificate solo 15, abbiamo pagato altri 39 milioni e 800 mila euro. Il 2 dicembre 2015 le discariche abusive da 185 sono passate a 155, quindi abbiamo pagato ulteriori 33 milioni e 400 mila euro. Il 2 giugno 2016, quindi un po' di mesi fa, che è stato l'ultimo censimento fatto dal Corpo Forestale dello Stato inviato alla Commissione Europea, abbiamo ancora 133 discariche abusive e quindi abbiamo pagato ulteriori 27 milioni e 800 mila euro. Il prossimo step è quello del 2 dicembre 2016 per capire di queste 133 ancora quante ne rimangono. In totale, per ora, però la cifra andrà in crescendo, abbiamo pagato, cioè lo Stato italiano ha pagato alla Commissione Europea 141 milioni di euro. Attraverso un intervento, è per questo che dico che poi le procedure di infrazione, ovvero le sentenze della Corte di Giustizia Europea, influenzano anche il legislatore, perché attraverso un emendamento nella legge di stabilità, ora non ricordo se del 2013 o del 2014, il governo italiano ha inserito il principio di rivalsa. Che vuol dire il principio di rivalsa? Che laddove esistono delle sentenze della Corte di Giustizia Europea che vanno a multe pecuniarie, quelle multe pecuniarie non le paga lo Stato centrale, ma le paga le regioni responsabili di quella mancata bonifica, di quella cattiva gestione dei rifiuti, di quel mancato trattamento di acqua e refre, cioè di quelle sentenze che portano a delle multe.
tutte. Per quanto riguarda sempre le discariche abusive, quelle 200 oggetto della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 dicembre 2014, l'ubicazione è la seguente: Abruzzo 28, Basilicata 2, Calabria 43, Campania 48, Emilia Romagna 1, Friuli Venezia Giulia 1, Lazio 21, Liguria 6, Lombardia 4, Marche 1, Molise 1, Piemonte 1, Puglia 12, Sardegna 1, Sicilia 12, Toscana 6, Umbria 1 e Veneto 9. Un'ultima procedura di infrazione che poi che riguarda il mio intervento è quella forse la più famosa, quella che era la conseguenza della cattiva gestione dei rifiuti in Campania, cioè la 2007-2195. Una prima sentenza della Corte di Giustizia Europea c'è stata nel 2010, una seconda sentenza della Corte di Giustizia Europea per la cattiva gestione dei rifiuti in Campania c'è stata il 16 luglio 2015. Il problema della procedura di infrazione 2007-2195 da una parte è molto simile a quello romano ovvero laziale, cioè l'Italia è stata condannata per questa procedura di infrazione, su questa procedura di infrazione perché la Campania non ha gli impianti in grado di garantire un ottimo, cioè una gestione dei rifiuti consona alla direttiva 2008-98. Dall'altra parte c'è un altro problema, che è un problema enorme che ci portiamo avanti dagli inizi del 2000, che è quello delle famose, ahimè, ecoballe, dei famosi 5 milioni e mezzo di tonnellate di ecoballe ubicate in quelle piazzole tra la provincia di Caserta e la provincia di Napoli. L'Italia per questi due motivi, ovvero per la procedura di infrazione 2007-2195, è stata condannata, a una multa forfettaria di 20 milioni di euro e di una multa giornaliera, udite udite, di 120 mila euro al giorno. Pensate che questa condanna è arrivata il 16 luglio 2015, quindi fate un po' il conto di quanti soldi già abbiamo pagato dal 16 luglio ad oggi e quanti soldi dovremo pagare ancora, perché anche se la Regione Campania ha iniziato a smaltire queste ecoballe, per smaltirne 5 milioni e mezzo di tonnellate ci vorrà minimo 4-5 anni, quindi capite bene quanti soldi dovrà cacciare l'Italia. Chiudo dicendo che queste procedure di infrazione, ovvero le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, hanno portato il legislatore ad intervenire, come detto in apertura, attraverso lo sblocca Italia, attraverso il principio di rivalsa nella legge di stabilità, però anche attraverso questa riforma costituzionale. È chiaro che la clausola di supremazia serve anche a questo. Viene richiamata nella riforma costituzionale perché laddove l'ente locale non interviene su questioni molto importanti, allora è lo Stato che deve intervenire. Faccio un esempio e chiudo. Una delle procedure di infrazione ancora aperte è quella sul mancato deposito dei rifiuti radioattivi, che è una questione molto importante e che molto probabilmente, se noi lasciassimo alle regioni il compito di individuare questo deposito, non lo faranno mai. È chiaro che non lo farebbero mai, è chiaro perché ci sono varie questioni aperte. E quindi a mio avviso questo inserimento all'interno della riforma costituzionale della clausola di supremazia è anche conseguenza di quello che in questi anni sta avvenendo nel rapporto tra l'Europa e l'Italia. Pensate che l'Italia è lo Stato membro che paga più multe degli altri Stati membri sulle questioni delle procedure di infrazione, calcoli che sono stati fatti un po' di mesi fa ci portano al primato in classifica con circa 350 milioni di euro pagati alla Commissione Europea per questioni ancora
per la maggior parte aperte. E queste multe aumenteranno perché a breve si inizierà ad aprire una questione, come ho detto in apertura, enorme, che è la questione del mancato trattamento dell'acqua reflue, dove quasi tutti i comuni siciliani, quasi tutti i comuni campani, quasi tutti i comuni calabresi hanno questo enorme problema, cioè scaricano ancora a mare le acque reflue senza nessun trattamento. L'Europa ha detto basta e molto probabilmente, anche se il governo ha nominato dei commissari, ovvero un commissario unico per risolvere questa questione, una questione sicuramente non facile perché è una questione strutturale, l'Europa interverrà e arriveranno delle multe pesantissime, perché non parliamo di 2 agglomerati, 5 agglomerati, ma parliamo di circa 1500 agglomerati, che per quanto riguarda i paesi e le città dovrebbero essere intorno al 30-40% di tutte le città e paesi italiani, quindi parliamo di cose enormi, e quando andiamo al mare ci dovremmo rendere anche conto di questi problemi, che non sono per nulla scontati. Grazie.